video con dolce sottofondo de diluvio universale. Non so se lo sentite voi dalla camera, però sta diluviando. Cioè, in pratica, a un certo punto c'è stato tutto nero, un vento fortissimo, e adesso sta diluviando fortissimo, con delle gocce di pioggia così, che mi si schiantano sul lucernaio della cucina, facendo un rumore apocalittico. Però, non lo so, se lo sentite, se non lo sentite, meglio così. Se lo sentite, siete come Matilde, nascondetevi sotto al tavolo, perché Matilde ha paura dei temporali e quindi ora è sotto i miei piedi, sotto al tavolo. Va bene, comunque, siamo qui oggi, riuniti per una sfida. Sì, perché, regà, mi sono stufata ad aprire buste Tiger come una cretina. E quindi oggi abbiamo... sempre cretina sembrerò, ma abbiamo una sfida. Roma versus Perù... no, scusate, Roma versus Perugia. Mi invento queste cose, devo passare tempo, raga, capitemi. E cosa sei, una zanzara? Ah no, un pelo di cane. E allora, mamma mi aveva portato la busta XL che abbiamo visto nell'altro video e poi mi aveva portato una busta piccola. E io ho pensato, invece di aprire la busta piccola, triste e sola, ne prendo una anche a Perugia e facciamo una sfida! Una sfida per vedere quale sarà la busta più bella. Allora, queste sono le buste da 4 euro. Oddio, c'è la zanzara, mi ha massacrato. Allora, quella di Roma c'ha scritto dietro uomo. Quella di Perugia, ovviamente, niente. Ci piange a noi il mistero qua in Umbria. Allora, leggerissima. No, leggerina, quella di Roma è leggerissima. Pure questa, sì, saranno... qualche grammo in più, ma molto leggerine entrambe. Allora, io direi di aprire e tirare fuori una cosa e una cosa, una cosa e una cosa. E vediamo che cosa ci esce da queste cose. Allora, questa è Roma e questa è Perugia. Ok, intanto tocco. Madonna, quella di Roma è vuota. Qui ci sono delle cose un po' pelose. Vabbè, tiriamo fuori una cosa da Roma. Olè! Ma io non ce l'ho. Carino però. Però non ce l'ho. Questo è un portachiavi per AirTag, che sarebbero quei cosi... Regà, piove veramente troppo. Non è possibile che voi lo stiate sentendo. Alzerò la voce per la gioia che mi... di chi mi dice che strillo. Allora, niente, questo praticamente l'AirTag è quell'accrocchetto di Apple che tu lo metti sulle cose che ti perdi, quindi le chiavi, lo zaino, cose così, la valigia, e lui ti dice dov'è, con trova il mio iPhone, trova il tuo AirTag e ti dice dov'è, un GPS praticamente, quasi sì, forse. Vabbè, comunque questo è un porta AirTag, che se poi c'hai i soldi per comprarti l'AirTag solo per non perdere le chiavi di casa, ti puoi comprare anche il portachiavi. Quello originale, il nostro coso di gomma ciofecoso. Poi, secondo me arriva via la luce anche oggi. Cos'è? Altri accoppia calzini! Questi me l'aveva presi pure mamma nella busta sorpresa di mamma. E sono degli accoppia calzini, cioè per non perdere i calzini in lavatrice, tu li ficchi qua dentro e poi li ficchi in lavatrice e o te perdi pure questo o i calzini usciranno in coppia. Fantastico. Quindi così, vediamo, Roma, ma che è? Adesivi, credo, sono gli adesivi per il bullet journal, inutili completamente, cioè se sale l'adesivo pulisci, shopping, brunch, ma che ce ne devo fare con questi? Vabbè. Perugia! Carino questo! Non abbiamo già trovato una cosa simile? È cerchiettino con pallette! È pure rosa! Aspettate, gli levo sto coso però. Ah, troppi cosi. No, rompo. Non ce l'ho le forbici. Vabbè, cerchiettino con pallette! Carino il cerchietto con pallette. Oh, mi sta a vincere Perugia? Ma che davvero? Strano. Roma,
Ma che è sto schifo? Cioè, è una penna a palletta con la faccia, i tentacoli, ma scusate, è lercia, vedete? È sporca. Scrive almeno. Manco scrive. Ah, sì, scrive. Che schifo. Roma, ma che mi combini? Ah, tocca Perugia. Cos'è? Che cos'è? Un nastrino? Nastro per regali in cotone con scritto Love You. Vabbè, questo lo potremmo riciclare in carta regalo di San Valentino De Luca. Quindi lo teniamo da parte. Vabbè, nastrino in cotone comunque può sempre essere utile per fare delle cose che non so cosa sono, ovviamente. Ma Roma c'è l'ultima cosa! Una cover! Per il telefono sbagliato! No, cavolo, questa era carina! C'ha il coso portacoso! Però è 11 Pro! Io c'ho 11, non va bene! Che disdetta! Che disdetta! Ma questa mi piaceva forte, era proprio carina! Però non ci va nell'11. È più grosso l'11 dell'11 Pro. Non mi chiedete perché, ma è più grosso. Vabbè, la regalerò a qualcuno che ha un iPhone 11. E questa era finita. E Roma, basta. Cioè, Roma c'ha solo queste quattro cose di numero brutte. Quindi vediamo Perugia che siamo a 3. Altri accoppia calzini. Ora posso accoppiare tutti i calzini di Luca. Però già ci sono più cose. Che carine! Delle mollettine a forma di fiorellino. Vediamo. Donna, queste sono quelle che ti strappano tutti i capelli. Carino, visto che non c'è stata la primavera, almeno la ricreiamo sulla mia capoccia. Queste sono carine però. E già ci stanno più cose però. 2, 4, 5 cose. Contro 4 cose puzze. E non è finita, ragazzi. Bellissime, come cerchietto. Oh my god. Un'altra però non si pinza. Carina. Mi piacciono super tanto, dai! Poi c'è pure il cerchietto uguale, ma se ti metti le mollette non ti puoi mettere anche il cerchietto. Vabbè, comunque c'è. Che cos'è? Everyday Hero in... Ma che è? Hero of the Day. Ma che so, spille? No. Badge. Ah, sono spille, ma quelle col gancettino così. Vabbè. E non è che può dirci sempre bene. Però almeno c'erano più cose. Guardate, non è finita. Altre mollette fiorellino. Colpo di scena. Un'altra cosa. L'ultima stavolta. Altre mollette. Però questa volta sono super piccole. Sembra un albero adesso praticamente. C'è pure celeste. Ma sono carinissime! Scusate, abbiamo trovato una, due, tre, quattro mollette, un cerchietto, due accoppia calzini, delle spille inutili che non sono neanche spille, e un nastrino. 9 cose! Ma che se sono impazziti a Perugia? 9 cose! Eppure 9 cose carine! Contro le quattro cose puzze e brutte di Roma. Cioè, se c'avevo un iPhone 11 Pro non erano brutte, però non ce l'ho e quindi sono brutte. Carino! Io dichiaro Perugia vincitrice di questa sfida di Tiger. E dichiaro Chiara felice di tutte queste mollettine. Non so, poi io non le porto le mollettine. Però sono carine. Magari qualcuna regalerò. Però
carine proprio. Guardate, sono carine. Vabbè, basta. Raga, c'è star diluvio universale, fa più caldo di prima. Non so se vi rendete conto, sto asfissiando. Vabbè, e quindi io direi che potremmo anche chiudere qua questo video perché se no mi sciolgo davanti alla lampada. Allora, va bene. Ora sappiamo che Roma non è sempre meglio di Perugia. L'abbiamo scoperto oggi con Tiger. Strano, perché ultimamente le buste di Perugia ci hanno piuttosto deluso. Forse guardano i miei video. Ciao ragazzi di Perugia, se guardate i miei video, grazie di aver fatto questa busta così carina. Tra l'altro avete stracciato Roma alla grande. Complimenti. E niente, accoppia calzini come se piovesse. Tra l'altro non l'ho neanche ancora usati quegli altri, perché poi mi scordo che i calzini con la lavatrice così come capita. Quindi in realtà sono utili, ma se non sei pigra come me. E va bene, sono molto contenta. Mi è piaciuto questo video. Bella questa sfida. Peccato non poterla ripetere perché non rivado a Roma a breve, quindi non credo di poterla ripetere presto. Ma comunque, fatemi sapere se questa modalità di video di spacchettamento è stata più carina. Quindi, da questo video dove si sfidano Tiger Roma contro Tiger Perugia, è tutto. E noi ci vediamo!